Questo è un video ambizioso. Stabiliremo qual è l'esercizio di respirazione migliore al mondo. Stabiliremo, non perché io sia uscito fuori di testa oppure ormai mi sento... Stabiliremo non è neanche il noi maestatis. Noi, Mauro Pepe, stabiliremo. Stabiliremo significa non solo Mauro, tutti quanti insieme. Io, tu che mi stai ascoltando, chiunque vedrà questo video, mi può aiutare a stabilire qual è il migliore esercizio di respirazione. Ovviamente come può fare? Scrivilo nei commenti. Io oggi, in questo video, ti farò una carrellata di tanti esercizi di respirazione che esistono. Anche qualcuno ti dirò cosa serve, ma soprattutto oggi dobbiamo uscire fuori in questo video con lo stabilire qual è il migliore. Sei pronto? Sei pronto a venire con me in questa avventura? Partiamo! Benvenuto in Pelle di Coaching, questa è una gran bella community di crescita personale che si chiama Vinci con la Mente. L'obiettivo è alzare la qualità della nostra vita, migliorare proprio la qualità delle esperienze che viviamo, e lo possiamo fare attraverso esercizi pratici, soluzioni concrete che troverai sempre sul mio canale. Anzi, se non ti sei ancora iscritto, iscriviti al canale oppure seguimi sulla mia fanpage o su Instagram. Io pubblicherò sempre, tutte le settimane, soluzioni pratiche per migliorare la qualità della tua vita. Oggi in particolare parleremo di tecniche di respirazione e arriveremo alla fine del video col capire qual è la migliore strategia di respirazione, la migliore tecnica, il migliore esercizio di respirazione. Sei pronto? Sicuro? Sicuro? Ho preso una serie di esercizi, li ho scritti qua su questo foglio. Ovviamente non ho la pretesa di aver segnato tutti gli esercizi che esistono al mondo sulla respirazione, ma per l'amor del cielo, perciò ho bisogno di te. Scrivi nei commenti quelli che conosci tu e così stabiliremo davvero qual è il migliore. Ora te li leggerò e ti dirò anche cosa servono, ma poi alla fine dobbiamo fare una classifica. È importantissimo, dobbiamo trovare un numero uno. Partiamo dalla respirazione diaframmatica semplice, perché secondo me è la base. Solo di questo voglio darti il link a un video che ho fatto dove spiego bene 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 la respirazione diaframmale, perché è fondamentale. Noi tutti quanti dovremmo respirare sempre utilizzando bene il diaframma. Il diaframma è questo muscolo respiratorio che sta qui sullo stomaco, che si abbassa e si rialza, si abbassa e si rialza, più elastico. Partiamo dalla respirazione diaframmatica perché è la più importante. Noi abbiamo un bel diaframma, che è un muscolo respiratorio, che si abbassa e si alza, si abbassa e si alza, e ci permette di respirare. Più noi utilizziamo il diaframma, più la nostra respirazione è completa. Più noi utilizziamo il diaframma, più riusciamo a riempire una parte maggiore dei polmoni. Quindi si parte sempre dalla respirazione diaframmale. Ma di ognuno di questi esercizi io ho fatto un video. Se vuoi cercarli e vuoi approfondire davvero, cerca su YouTube Mauro Pepe respirazioni. Troverai tutta la lista dei libri. Poi ci sta la respirazione 4-4. Cioè inspiro col diaframma contando fino a 4, butto fuori contando fino a 4. Inspiro e respiro contando sempre fino a 4, che è una respirazione che serve per rilassarsi. Ma esiste una ancora un po' più potente che si chiama la 4-8, nel principio che se tu respiri un tempo doppio di quando ispiri, questo tende a rilassare molto di più il tuo corpo. Quindi 4-8, inspiri contando fino a 4 e respiri contando fino a 8. Un'altra respirazione è la 3-12-9, che io reputo la migliore per sbloccare il diaframma. Non lo reputo io così perché un giorno mi sono svegliato, perché da 20 anni la applico e la faccio applicare a tantissime persone e ho visto dei risultati straordinari. 3, 12 e 9 sono tre momenti della respirazione. Inspiro col diaframma contando fino a 3, trattengo contando fino a 12, butto fuori dolcemente contando fino a 9. Poi esiste la respirazione fuoco, o meglio, io la chiamo così, poi magari se all'ascolto c'è qualcuno che conosce bene bene lo yoga, mi può dire come si chiama correttamente questa respirazione. L'ho imparata da Anthony Robbins ed è questa. Quindi è una respirazione molto vigorosa, molto forte, fatta solo con il naso, con dei movimenti. È una respirazione energetica, ti porta ad avere un carico maggiore di energia. Un'altra respirazione è quella che io chiamo dolce sonno, che è la respirazione 4-7-8. Aiuta ad entrare in uno stato dove è più facile addormentarsi. Infatti ho fatto anche un video al riguardo, cercalo. 4-7-8 sono i tre momenti della respirazione. Inspiri contando fino a 4, trattieni contando fino a 7, butti fuori contando fino a 8. Un'altra respirazione è il respiro degli immortali.
Ma come mi piace questo nome, è troppo figo! E questa respirazione, anche detto respirazione triangolare, è fatta da tre momenti della respirazione di egual durata. Ad esempio, 7-7-7, inspiro contando fino a 7, trattengo contando fino a 7, butto fuori dolcemente contando fino a 7. Nel vero respiro degli immortali bisognerebbe arrivare a 20-20-20 ed è un allenamento che dura un bel po' di tempo, ci vuole tempo, ma quando arrivi a fare 20-20-20, e ti dico, la parte più complicata è inspirare contando fino a 20, è davvero complicato. Infine diventa il respiro degli immortali, che lo utilizzano molti monaci. Poi, se abbiamo parlato di respirazione triangolare, passiamo alla respirazione quadrata, cioè quattro momenti della respirazione di egual misura. Ad esempio, 5, 5, 5, 5, inspiro con il diaframma contando fino a 5, trattengo contando fino a 5. Butto fuori contando fino a 5, trattengo in assenza di ossigeno contando fino a 5 e poi riparto. Ovviamente anche qui si può aumentare il numero in base alle proprie abilità, in base al proprio allenamento. Più ti alleni con la quadrata, più puoi aumentare questo numero. Poi ci sta una respirazione che serve per ossigenare il corpo, che è una respirazione simile a quella a fuoco, ma fatta in questo modo qua. Lo puoi fare anche con il naso. Questa respirazione fatta per 30-40 respiri, ti consiglio, attento, falla da seduto perché vai in iperventilazione e potrebbe girarti la testa. È una respirazione che aiuta tantissimo a ossigenare il corpo, ma va fatta sotto controllo. Chi non è preparato, gli potrebbe addirittura girare la testa, come dicevo prima. Però è una respirazione molto importante per ossigenare il nostro corpo. Un'altra respirazione, ad esempio, le respirazioni mirate per rilassare alcune parti del nostro corpo, ad esempio il collo. Ho fatto un video riguardo dove spiego esercizi per togliere i dolori di tensione del collo, delle spalle, attraverso una respirazione diaframmale. Quello è un altro esercizio di respirazione. Poi ci sono tutti gli esercizi relativi all'apnea. E se c'è qualche apneista in ascolto, lui sicuramente conoscerà un'infinità di esercizi che aiutano l'apnea, anche perché grazie alla segnalazione di Andrea Sabino ho scoperto il potere dell'apnea a polmoni svuotati, cioè trattenere il respiro però dopo aver svuotato completamente i polmoni. Ad esempio così, respiro, butto fuori e qui trattengo. Questa tipologia di apnea ha tantissimi benefici, presenta un numero enorme di benefici straordinari. Chi fa apnea ovviamente li conosce benissimo, ma sto scoprendo delle cose fantastiche perché ho inserito un esercizio specifico per questa apnea nella mia routine mattutina, ma va fatto bene, secondo dei dettami ben precisi. Ora, abbiamo visto tutti questi esercizi, ma dobbiamo rispondere alla domanda: qual è il migliore? Pensaci un attimo. Qual è il numero uno? Qual è l'esercizio più potente che esiste relativo alla respirazione? Io ho una mia idea, me la sono fatta. E te la dico. Per me questa domanda è posta male. Non può esistere il migliore esercizio di respirazione. Dipende da alcune variabili. Dipende da qual è l'obiettivo. Dipende dalla persona che sei, dal tuo livello di allenamento respiratorio, quindi anche dal punto di partenza, ma anche dal momento che stai vivendo. In base a queste variabili ci sta un esercizio respiratorio più adatto a te e in quel caso là diventa il migliore esercizio per te. Quindi attenzione, non esiste un migliore in assoluto, ma se proprio dobbiamo dirlo, se proprio sono forzato con una pistola qui, Mauro, qual è l'esercizio più potente al mondo? Ti direi la respirazione diaframmale in concia. Cos'è la respirazione diaframmale inconscia? È respirare inconsciamente, quindi senza stare lì a pensare, con il diaframma, in maniera profonda e rilassata. Quella è la migliore respirazione. Ma è inconscia. Tutti quanti respiriamo in maniera inconscia. Tutti quanti respiriamo senza neanche doverci pensare, ma fortunatamente, altrimenti impazziremo a pensare: inspira, respira, inspira, respira, inspira, respira. Quindi inspiriamo e respiriamo in maniera completamente automatica. Ma non sempre lo facciamo bene, anzi quasi mai lo facciamo davvero davvero bene. La migliore respirazione è quella diaframmale inconscia. E come ci si arriva a quel livello? Con l'allenamento, con gli esercizi. Come
con un allenamento respiratorio che dura nel tempo. Ci vogliono almeno 1, 2, 3 mesi addirittura, allenandosi tutti i giorni, più volte al giorno, per raggiungere quel livello là. Ma quando l'hai raggiunto, ne beneficia il tuo stato fisico, la tua salute, ma anche molto le tue emozioni. E come si fa? Da un lato ci sono gli esercizi di respirazione, dall'altro devi imparare a prendere consapevolezza del tuo corpo, del tuo stato, sia fisico, sia respiratorio, che emozionale. Nel momento in cui prendi consapevolezza e subito ti rendi conto di quale emozione stai vivendo e di quale stato, in quale stato stai vivendo, a quel punto lì sei pronto ad aggiustare, a migliorare e quindi a ritornare alla respirazione diaframmale e anche pian piano farla diventare inconscia. Questo è importantissimo. Ora tu scrivi nei commenti se conosci altre tecniche di respirazione e poi dimmi, secondo te, qual è la migliore? Io mi auguro che questo video, con la carrellata di tutte le respirazioni, ti sia piaciuto. Io ti consiglio di cercare su YouTube Mauro Pepe Respirazioni, perché per ognuna di queste ne ho fatto un video, ho spiegato ogni singola respirazione con i suoi benefici e anche come farli. Da parte mia ti un abbraccio e al prossimo video. Ciao!